La storia dei testimoni ha avuto inizio in Pennsylvania verso la fine del secolo scorso con Charles Taze Russell, influenzato dagli insegnamenti di un predicatore avventista. Russell iniziò la sua attività di divulgazione con un piccolo gruppo di studio della Bibbia. Questo gruppo crebbe rapidamente e si trasformò nella Società della Torre di Guardia. Attingendo direttamente alle speculazioni profetiche di Nelson Barber, un avventista di New York, Russell affermò che nel 1799 il mondo era entrato nel tempo della fine e che nel 1874 Gesù Cristo era ritornato in modo invisibile e che il mondo sarebbe finito nel 1914. Nel 1879 Russell, che aveva 27 anni, era appassionatamente convinto della verità di queste previsioni profetiche che, secondo lui, gli erano date da Dio. Talmente convinto da vendere la sua ben avviata ditta di abbigliamento e da lanciarsi in una nuova direzione. Sebbene avesse una scarsa istruzione e poca conoscenza teologica, cominciò a stampare la rivista La Torre di Guardia di Sion, araldo della presenza di Cristo, che oggi è nota come La Torre di Guardia. Questa pubblicazione, che da una tiratura iniziale di 6.000 copie è arrivata a più di 288 milioni di copie annuali, ha dettato le più importanti dottrine ai testimoni di Geova. Durante la sua vita, Russell scrisse un gran numero di pubblicazioni, compresa una serie di volumi intitolati Gli studi sulle scritture. Secondo Russell, nessuno potrebbe comprendere la Bibbia senza questi libri e leggere la Bibbia da sola porterebbe solo alle tenebre spirituali. Uno degli insegnamenti di Russell fu anche quello relativo alla grande piramide d'Egitto, che secondo lui fu disegnata e costruita da Dio per essere il suo secondo testimone dopo la Bibbia. Questa piramide sarebbe lo strumento per rivelare il suo divino piano dell'età all'umanità. Russell credeva che la sua cronologia fosse confermata dalle misure dei corridoi interni di questa grande piramide. Secondo Russell, questi corridoi confermavano che il 1914 era l'anno della fine del mondo. Alla fine, il 1914 venne e se ne andò. Russell e i suoi seguaci non furono rapiti dalla Terra e la fine non venne. John Knight, che aveva a quel tempo 15 anni, ricorda quello che successe dopo. Quando venne il 1914 e non accadde nulla, dovemmo cambiare i nostri insegnamenti e le nostre convinzioni. La data infatti fu prima spostata al 1915, poi al 1918. Era certo che la battaglia di Armageddon era alle porte. Però nel 1916 Charles Taze Russell morì, malato, stanco e deluso. Rimane solo un'enorme piramide di pietra sulla sua tomba che ci ricorda in modo imbarazzante le sue false profezie. Nel 1917, grazie al suo pugno di ferro e a un'abile strumentalizzazione politica, Joseph Franklin Rutherford, avvocato dello Stato del Missouri che si faceva chiamare il giudice, divenne il secondo presidente della Watchtower Bible and Tract Society. Nel 1918, un discorso del giudice Rutherford, intitolato Milioni ora viventi non morranno mai, segnò l'inizio di un reclutamento universale chiamato la campagna dei milioni. Non sorprese molto la sua proclamazione della distruzione imminente del mondo che sarebbe avvenuta nel 1925. Nel 1920 Rutherford dette alla stampa questo Libro dei Milioni, nel quale sosteneva che la Bibbia afferma che nel 1925 Abramo, Isacco, Giacobbe e altri uomini fedeli dei tempi antichi sarebbero resuscitati per regnare come principi nel nuovo paradiso in terra. Del tutto convinti della veridicità della profezia di Rutherford, molti testimoni vendettero la loro casa, cedettero le loro attività e si misero in viaggio per diffondere le proprie dottrine. Vivevano nelle auto e nei furgoni come divulgatori itineranti degli imminenti avvenimenti.
Il loro annuncio si diffondeva e all'approssimarsi del 1925 diversi contadini decisero perfino di non seminare i loro campi perché credevano che la fine fosse alle porte. Venne finalmente il 1925 e, come nel 1914, non successe niente. Ancora una volta la profezia della torre di guardia risultò falsa. Proprio come Russell, Rutherford continuò a sostenere che la fine era portata di mano. Nel 1929 il giudice fece costruire un sontuoso palazzo che intestò ad Abramo, Isacco e Giacobbe affinché questi, insieme ad altri personaggi biblici, avessero un posto per vivere dopo la loro resurrezione. L'edificio sorse in una zona lussuosa di San Diego, in California, e fu chiamato col nome ebraico di Beth Sarim, o Casa dei Principi. Il mondo entrò nella Grande Depressione, ma Rutherford viveva da miliardario, passando i mesi invernali a Beth Sarim e le estati in Europa. Mentre gli americani conoscevano la povertà e le privazioni, Rutherford se la godeva con due Cadillac a 16 cilindri. Sotto Rutherford, la società della Torre di Guardia si trasformò in una società commerciale perfettamente funzionante. Un fiume di nuovi libri, pubblicazioni e opuscoli vari uscivano dalla casa editrice, pronti per essere venduti di porta in porta dai fedeli testimoni. Rutherford spingeva i suoi seguaci a lavorare sodo per il Signore, consigliando addirittura ai giovani di non sposarsi, ma anzi di mettere tutta la loro energia nel proclamare il regno. Furono usati anche giradischi portatili per questi scopi di divulgazione. In tutto il mondo, gli zelanti testimoni si piazzavano la domenica mattina davanti alle chiese, esibendo manifesti con lo slogan «La religione è una trappola piena di imbrogli». Dovendosi tenere al passo coi tempi, la società costruì la propria radio trasmittente. Alla fine del 1933 in America c'erano 403 stazioni radio che diffondevano le invettive piene di insulti di Rutherford contro gli ecclesiastici, i politici e i capitalisti avidi. Per radio e sulla stampa continuava ad insistere che alla fine del mondo mancavano solo pochi mesi. Ma alla fine venne solo per Rutherford, che morì nel 1942 a Beth Sarim, la casa che aveva costruito come una lussuosa testimonianza al nome di Dio. Guardando indietro, forse l'unica testimonianza che questo palazzo avesse mai dato era il valore in dollari delle false profezie. Nel 1948 la società vendette in sordina questa proprietà, volendo seppellire un capitolo imbarazzante della sua storia. Oggi la maggior parte dei testimoni non conosce neppure la storia di Beth Sarim.